stupidi animali. Guardate l'orso! Si era affacciato per un attimo. C'è un parente di orso che continua a fissarlo ed è veramente orribile la cosa. Ragazzi, l'ho presa. Ah, perché? E si jumpscara così, Masha. Ma vuoi vedere che sberle ti tiro? Ragazzi, ma quello è orso? Oh, girati, c'è orso, girati! Siamo tornati su Masha Orso. Buonanotte, perché mi avete detto che c'è qualcosa di importante che va scoperto. Ovvero il fatto che c'è orso.exe ancora in circolazione che potrebbe cercare di mangiarsi Masha e dobbiamo proteggerla. Quindi andiamo nella notte di Masha e orso. Ed eccoci qua, guardate, c'è Masha che sta disegnando. Molto contenta, dobbiamo riunire i puntini. Finora, ragazzi, è facile, c'è già un'ambulanza. Che sia l'ambulanza che sta venendo a prendere Masha, ragazzi. Potrebbe essere, c'è anche il lupo che saluta e dice: ciao Masha, ti ricordi di me? E l'altro lupo che si sta mangiando palesemente un pezzo di Masha, ragazzi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la prossima applicazione maledetta che volete che faccio. Stiamo creando il sentiero per orso, ragazzi. Ecco Masha, e guardate, ragazzi, si sta avvicinando orso dal sentiero. Dobbiamo finire di disegnare prima che sia troppo tardi. Guardatelo! È arrivato subito davanti. Ed è pure contento perché sa già che se la mangerà. Quindi è lì che dice: miam, mascina. Devo farla saltare sul letto. Ma non è una condotta da bambini bravi. Ok, salta tranquilla sul letto. Guardate orso dalla finestra! C'è orso.exe dalla finestra, vai via. Ok, dovrebbe essersene andato, ma continua a comparire ogni volta. Guardate Masha che continua a saltare sul letto e orso che ogni fulmine che fa. Guardate che continua a comparire, si è spaventata pure Masha. È andata a chiamare orso, dice: orso, c'è tuo cugino maledetto che mi vuole mangiare, mandalo via. Dai, ti prego orso, proteggici. Tu sei l'orso buono, mentre lui è l'orso cattivo. E lui si guarda intorno, ci sono anche dei quadri creepy di Masha là dietro, l'avete visto? Lascia un piace, iscriviti entro i prossimi 3 secondi oppure Masha.exe ti mangerà stanotte. Anche Masha lo sente. Ho visto orso che si affacciava. Si è affacciato orso dalla cucina, ci sono delle api maledette, guardatele. Guardate le facce delle api che sono tutte .exe anche loro. Andate via, via, su, pussa via. Cavolo, abbiamo mandati via. Si è riaffacciato, si è riaffacciato orso. Ed è qua la finestra, ragazzi, guardatelo. È qua che vuole entrare. Chiudi la finestra, perfetto. E orso non può più entrare, ragazzi. Guardate orso normale che intanto si sta addormentando. E Masha che è super spaventata per orso vero. Guardate, l'ha risentito, dov'è? È la caffettiera? Ah, si sono scordati di spengere il rubinetto. Ok, perfetto, non ci sono problemi. Ragazzi, l'ho rivisto, si è riaffacciato un'altra volta. Adesso dove è andato a nascondersi? Ragazzi, dentro l'armadio, guardate che cigola. È dentro, come cavolo ha fatto un orso ad entrare dentro l'armadio? Ma che cavolo, tieto, lo chiudo. E tu non entri più, orso, basta, hai chiuso con noi. E Masha lo sente ancora? E basta un po'. Masha vuole che cambiamo canale perché non vuole vedere questi programmi orribili. Intanto noi concentriamoci sui quadri orribili della parete. Ce ne sono tre veramente brutti, ragazzi, Cioè, io come cavolo fanno questi a creare questi giochi, a renderli per bambini? Io non ne ho idea. Fanno tutto loro, non sono io che li ho creati sti giochi. Li trovate nell'Apple Store. Ok, spengi anche le candele. E ragazzi, guardate gli occhi rossi. Ancora vuole che ci clicco. Occhi rossi brutti. Ragazzi, guardate, c'è orso. C'è orso.exe entrato nell'app di Masha Orso. Non ti devi permettere, ma nemmeno per idea, Non ti azzardare nemmeno per idea, ragazzi. Si sta avvicinando. Non ti devi avvicinare. Lascia stare Masha Orso. Ragazzi, no. Se l'è mangiata. È rimasta per terra. Ce l'è riuscito in questa applicazione. Non è che se torniamo nell'applicazione di Masha e Orso, buonanotte, è riuscito a mangiarla anche lì. Se è così, ragazzi, è finita. Non possiamo riportarla in vita. Non ci sono le pozioni come per i talking. Ragazzi, guardate, siamo tornati nella casa degli scoiattolini. Sempre nell'applicazione di Masha e Orso, buonanotte. Mi sa che anche qua non ha fatto una bella fine Masha, ragazzi. Guardate, sta arrivando il criceto, molto triste. Non abbiamo più provviste perché Masha non c'è più e ce le dobbiamo procurare da soli. E guardate le immagini orribili attaccate al muro. E loro sono pure contenti. Come fate ad essere contenti di Masha che è andata via? Stupidi animali. Guardate orso! Si era affacciato per un attimo. Forse se li ha mangiati, ragazzi. Potrebbe essere successo anche questo. Ok, raccogliamo tutti i funghietti. E orso sta arrivando, ragazzi. Dobbiamo farlo prima che orso arriva. Ecco, vai, 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 bravo. Ok, è andato a dormire, si è accorto di orso. Per fortuna si è accorto di orso. Ok, spolveriamo le foto. Perfetto. Abbiamo spolverato tutte le foto. Siamo andati tutti quanti a dormire, ragazzi. Guardate che brutte le foto appese. Ce n'è una addirittura di Masha.exe che è andata via, ragazzi. Ormai orso se l'è veramente mangiata. E lo vuole far capire a tutti. Sta arrivando orso piano piano. Io non voglio spengere la luce, li voglio svegliare. Come posso fare? Svegliatevi. Dai, piccolini, fuori. Vi prego, dovete svegliarvi prima che orso vi entra e vi mangia.
Ragazzi, mi costringono a spengergli le luci. No, vi prego, ne è rimasta soltanto una. Gliele ho spente tutte, ragazzi, ci hanno costretti. Io non volevo spengerle. Ma perché ci dovete costringere a fare questa cosa orribile a sti poveri animaletti? Ragazzi, guardate il lupo che vuole riposare, perché ha scoperto di Masha. Sta indicando orso.exe, ha visto che sta arrivando. Hai visto che sta arrivando orso, quindi? Sì, ha detto di sì, lo sa anche lui. E quindi, che cosa succede? Vuole che io tocco le stelline per ricordare Masha, forse? È un tributo a Masha questo. Come per dire, le stelle sono le anime di Masha. Ok, lui si è messo a dormire perché non ha più visto tracce di orso. Ma io vedo una bella macchia di ketchup nel van, però, eh. Non è una cosa normale. Ok, ti cambio la radio, tranquillo, non ci sono problemi. Ragazzi, quello è orso? Oh, girati, c'è orso, girati! Ti sta arrivando orso. Bravo. Ok, era andato nel panico, scusate. Si è girato e orso si è andato, ma sta tornando. Girati. Bravissimo, devi stare girato però. No, dai, ascoltami, stupido di un lupo. Prima mi hai detto di sì, quindi mi senti. Ti prego. Ok, smetti di far arrivare orso. Non ti mettere a dormire, non lo fare. Ma non è che gli hai dato dei sonniferi a loro per farli dormire? No, ti prego, orso. Guardate la luce che sta lampeggiando e orso si avvicina. No, 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 no. Raga, si è spenta la luce. Guardate, ragazzi, c'è un altro orso che ha addirittura nel calendario la faccia di Masha nell'onore della sua dipartita, diciamo. Ha tante cose che ricordano tantissimo pezzi umani, ragazzi. Non mi piace questa cosa. Lui dice che vuole mangiarseli. Va bene, fai tu, non ci sono problemi, ma non mi piace molto questa cosa, che tu ti mangi queste robe. Sta facendo vedere nel fumettino la testa di orso. Non è che l'ha impossessato orso a lui? Guardate che si è affacciato dalla finestra! L'ho mandato via. Ok, era dietro del lupo. Perfetto, mangiati anche questo. Dovresti essere contento ora, dopo che ti sei mangiato tutto. Stupido lupo del cavolo. Guarda che si è affacciato nell'altra finestra, orso. Vai via, stupido orso che non sei altro. Signor lupo, sta bene? Sta sbadigliando. Secondo me orso gli mette dei sonniferi nel cibo a questa gente. Ogni volta che mangiano poi dormono. Ti devo oliare la sedia, perfetto. Vai, un po' di olio. Guardate orso che è comparso di nuovo, vai via. Va bene, mettiti la copertina e ti spengiamo la luce. Mi dispiace solo che arriverà orso, molto probabilmente. Addio per sempre anche a te, piccolo lupetto. Masha è orso dottore. E guardate la faccia di orso. Sembra che è questo il virus che lo ha colpito per trasformarlo in punto exe. E Masha deve curarlo. Dobbiamo curare il lupo sciocco. Adesso devo muovermi così con l'ambulanza per andare a prendere il lupo sciocco. E ragazzi, ci abbiamo tipo delle cose che dobbiamo schivare, tra cui forse anche orso.exe, ragazzi. Qua però Masha è tornata in vita. Guardate orso! L'abbiamo schivato per fortuna. Era dentro il cespuglio che ci aspettava in stile Fortnite. Non ci riuscirai, orso, questa volta non ci prenderai. E non perderemo neanche una ruota. Mentre tu hai perso tutte le rotelle del tuo cervelletto. Povero scostumato, che non sei altro. Ah, ci devo mettere la roba qua dentro. Ok, sentiamogli il cuore. Ragazzi, secondo me il lupo è stato mangiato da orso. Infatti dietro c'è un parente di orso che continua a fissarlo. Ed è veramente orribile la cosa. E lui è tristissimo ed ha una macchia di ketchup che gli vado a pulire subito. Perfetto, andiamo a pulirgliela con questo. Vediamo se con l'aria gliela possiamo pulire. Ok, mi ha dato le caramelle, gliel'ho pulito. Sono comparse delle api. Come è successa sta cosa? Povero lupacchiotto, che ti compaiono queste vespe qua. Via, vespa del cavolo. Anche te, schianta, vai via. Oh, perfetto. Cioè, siamo tolte adesso. Pillolina, bravo, così ti curo. Poi un po' d'acqua. Prima no, niente acqua, perché così prima si affoga e poi, altra pillolina. E acqua qua no, Perfetta, abbiamo curato il signor lupo, che non mi sembra tanto contento di essere curato. Vediamo cosa troviamo. Carta igienica. Ragazzi, secondo me questa carta igienica serve all'orso, perché si sta facendo la cacca sotto, perché ha paura di essere mangiato da orso. E comunque mi confondo tra orso e lupo, scusatemi, Guardate la faccia dell'orso. Che occhio orribile, è diventato punto ex. Non l'ho curato. Dove cavolo l'ho curato sto cavolo di orso? Dobbiamo curare la capra adesso, ragazzi. Perfetto. Ragazzi, guardate, c'è orso. No, ho preso il tronco. E orso è tutto contento che io ho perso una ruota e se n'è andato. Orribile, veramente orribile. Guardate che continua a venire nei fiumi addirittura. Ma che cavolo fa orso.exe? No, ho perso un'altra ruota. Ma per cosa? C'è un fantasma. Ok, prendiamo questa roba, ragazzi, che ci serve. Guardiamo gli... Ragazzi, perché mi fanno fare questa cosa? Guardate gli occhi come sono brutti. Perché mi permettono di guardargli attraverso? Che cosa brutta, ho trovato delle fratture. Ha palesemente corso da orso, ragazzi. È palesemente scappata. Ok, ti sento il cuore, andiamo. Sentiamo, perfetto, perfetto. Il cuore funziona, ma ti vedo con gli occhi molto spaventati. Tu sei scappata da orso, sono sicuro. Vai, vediamoti la bocca, perfetto. Ti do un po'.
po' di miele, così ti senti meglio. Poi un po' di latte tu, ovviamente, perché tu sei una mucca, una pecora, quindi fai il latte. Ok, vai, ti fascio le fratture di orso, ti do la pillola, ti do un'altra pillola e l'acqua. E lei è guarita, signora pecora, può tornare in libertà e farsi mangiare da orso. Che tra l'altro non mi fa curare in questa applicazione, non so perché, forse perché deve rimanere punto ex. Ora posso, lo posso curare, ragazzi. Posso scoprire se lui si è mangiato Masha. Andiamo Masha, dobbiamo andare a curare orso.ex. Ecco orso, ragazzi, guardate che la faccio.ex. Ok, lo sto guardando attraverso, ragazzi. Anche lui ha delle fratture e degli occhi bruttissimi. Guardiamogli la bocca, perfetto. Hai una faccia veramente brutta. E c'è l'orso dietro che secondo me è il vero punto ex della situazione. Non è che ha combattuto contro il punto ex e lo hanno posseduto per quello? Bocca, ragazzi, cosa c'ha? C'ha la testa di Masha dentro la bocca. Tiriamola fuori. Ok, ti lavo i dentini, questo sporco di ketchup. Solo che siccome è passato tanto sono diventati strani. Perfetto, ti faccio le punturine sui denti rotti, che sono tanti. E ragazzi, sento urla dentro la sua bocca. Ti sei mangiato solo la Masha? Vieni, perché è un alito veramente, guarda, non ti si può sentire, orso, eh. Hai un alito del cavolo. Ti pulisco anche le orecchie, che sicuramente ce l'hai schifose. E poi tieni anche un po' di miele, un po' di latte. Che poi sarà veramente latte, ragazzi. Ora mi vengono un po' i dubbi e orso sta bene. Andiamo ad aprire una scatola. Ok, abbiamo trovato una pillola verde. Mi ricorda qualcosa di strano sta pillola verde. Orso comunque è guarito, ma è di nuovo punto ex. Ma dai, orso, dai. Ragazzi, guardate lì, Masha sembra contentissima ed orso è punto ex e sembra che ci vuole rivelare cosa c'ha sotto il piatto, come per dire: ehi, io ho la vera Masha qui sotto, andiamo subito a vederlo. Devo cucinare una roba con orso. Se quella è la vera Masha, ragazzi, io allora sono più di pai. Non è palesemente reale la cosa. Ha una boccetta di ketchup umano, avete visto? L'ha infilata dentro la pentola e la sta cuocendo a Masha. Guardate la testa di Masha! Ma che cavolo? E Masha si mangerà se stessa in un panino? Ma seriamente? Ragazzi, se... No, Masha, ti prego, no. Ragazzi, ma che cavolo? Guarda, infatti è triste, guardate, c'ha... gli esce il ketchup dalla bocca. Dagli occhi, scusate, ho paura. Mi sta mettendo ansia sta cavolo di applicazione. Avete visto? Povera Masha che si mangia se stessa a sua insaputa. Guardate, ha fatto gli spiedini di Masha. Con la lingua di Masha. Quelle robe sono lingue. Ma che cavolo? Ma che cosa fa orso? Ah, devo renderla contenta, Masha. Quindi, ok, portiamola da orso di nuovo. Cosa ridi? Che cavolo ti ridi? Hai fatto fuori Masha. Questa è la coscia di Masha. E te ridi pure, fai gli 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 gli. Orso stupido. Come sono usciti fuori dei tortellini da una cavolo di... Vabbè, lasciamo perdere. Wow, e tieni, Masha. Ti piace il cibo italiano? Ed è contenta e possiamo sfamare altra gente? A chi c'ha voglia di sfamarla altra gente? Scusatemi, eh. Ragazzi, ma qua sono tutti allucinati. Orso è l'unico sano e sono tutti punto ex. Vabbè, andiamo avanti. Quanti livelli ci sono? Ma cos'è? Non ce la faremo mai a farlo tutto, ragazzi. Dobbiamo scappare da orso. Ah no, siamo orso. Ma che posa proprio da cercatore di masce che c'ha. Guardate, sta andando a cercare Masha per mangiarsela. È contento di che dice. Sentite le urla di Masha che corre da orso. E orso che gli fa, che fa: ah, ti vengo a mangiare, Masha. Piccolina, vieni qua, Masha. Eccola qua che contenta dice: ti ho beccato. Orso malefico trovato. Guardate, devo fare tutti i percorsi con orso che cerca Masha sempre. E lei ci sta sfuggendo, dobbiamo trovarla, ragazzi. Basta, adesso passo dalla parte di orso perché mi sta sulle scatole Masha. Poi ditemi voi cosa ne pensate di Masha. Cerchiamola, dobbiamo farla fuori anche in questa applicazione. Eccola. No, non te ne andare, Masha. Ma come lo fa a correre una bambina di 7 mesi con un velo più veloce di orso? Come cavolo fai? Non è possibile. È una cosa fasulla. Mi stai mentendo, Masha. Lo sappiamo tutti che tu menti. Perché il tuo alito sa di menta, quindi tu menti. Abbiamo finito un'altra gara e Masha che dice: cosa hai detto? Ripetilo se hai il coraggio. Guarda Masha che continua a correre. Però questa volta è più lenta e orso è più veloce. Vai orso, la devi prendere. Dai, 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 dai. Manca pochissimo. Eccola. Guardatela che continua a scappare, ma oramai rimane sempre dentro lo schermo perché la stiamo prendendo. L'ho presa. Ragazzi, l'ho presa. Ah, ma che... E si jumpscare così, Masha? Ma vuoi vedere che sberle ti tiro? Però ce l'abbiamo fatta, l'ho presa, ragazzi. E adesso che cosa succederà nel quarto livello? Che ha pure la foto di Masha. Ok, orso se ne sta andando. E mi sembra che il cielo sia abbastanza rosso, ragazzi. Si sentono pianti. Non è che Masha è stata fatta fuori e siccome l'applicazione è sua l'ha hackerata per far succedere robe veramente orribili. Io, raga, spero di no, andiamo avanti. Sentite i pianti di Masha. Cosa cavolo piangi? Ci avevi da pensarci prima a trattare male orso. Sta diventando tutta rossa questa applicazione, ragazzi. Fra un po' sarà inutilizzabile. Forse ti ho lanciato una bomba nucleare. O è Masha che è proprio cattiva adesso. Abbiamo completato la gara, ragazzi.
ragazzi. E c'è Masha.exe che ci guarda con quella faccia da pervertita. Ragazzi, guardate, c'è la sorella gemella di Masha, quella con i capelli neri. Perché Masha in realtà è sempre andata, infatti è qua sul letto, come vedete, che ha fatto una brutta fine. E c'è Orso che la insegue, quello .exe, guardate. È arrivato da Coming Soon. No, 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 no. Sulle scale! L'hai visto? Stava scendendo, ragazzi. Guardatelo che si fa sfaccia pure qua. No, dai, lasciala in pace, Shrek, che non sei altro. Lascia in pace Masha con i capelli neri. Dobbiamo farlo tornare normale a Orso. Dobbiamo creargli una pozione. Nel frattempo nutriamo Masha, che poverina sta correndo una mezz'ora. Ok, ti do un po' di questo, vai, formaggino mio. Buono, eh. Ok, perfetto. Ragazzi, si è affacciato Orso. No. Ok, forse riesco a farla scappare. Ma guardate cosa c'è per terra. Il frigo sta perdendo del liquido. Forse è liquido.exe, che trasforma le genti in .exe. Dobbiamo scappare, Masha 2.0. Qui dentro forse ti potresti nascondere. Secondo me Orso non ti trova. E si qua? È qua Orso. Oh, guarda che fa così. Per dire, mi faccio una bella scorpacciata. Basta, mi hai rotto. Adesso io ti porto a mangiare. Ti do una brutta pozione. Innanzitutto, beccati questo. Stupido Orso, che non sei altro. E anche questo. E questo. E anche questo ancora. E becca le botte. E adesso mangia. Dobbiamo farlo assolutamente mangiare, ragazzi. Perché se lo facciamo mangiare, lui potrebbe tornare normale tramite una pozione. Ma Masha non ce la ridà più nessuno, purtroppo, ragazzi. Dobbiamo mettercelo in testa. La nostra peggiore amica l'abbiamo persa. Ok, eccoti qua, Orso. Vieni. Forza, esci fuori. Stupido Orso.exe, tieni questa pozione. Non rompere. Bevila e torna normale. Ok, ragazzi, speriamo che funziona. Ragazzi, che faccia sta facendo? È tornato normale. Ah, avete visto? Ha fatto tipo... ed è tornato normale. No, non ti do più niente, basta. Hai mangiato abbastanza per oggi, hai provato a mangiare pure Masha. E direi che la nostra indagine può concludersi qui.